parlare delle ombre oggi vorrei invitarvi a un esperimento di gruppo, nel senso che lo facciamo tutti in contemporanea, ognuno ovviamente da casa propria. Federico, anche te lo devi fare. L'esperimento è questo: toccatevi il volto, toccatevi la fronte, toccatevi gli occhi, le guance, il naso, le labbra, e cercate di notare la rotondità della vostra superficie, della vostra pelle, della vostra muscolatura, delle zone adipose. Cercate di capire come un volto è un continuo rimando, come è come un brano musicale, no? Che va in su e giù, la danza del delfino. Avete presente i delfini che vanno fuori dall'acqua e dentro l'acqua continuamente? Il volto è così. Ogni rotondità della vostra superficie la possiamo raccontare meglio con le ombre. Siate delicati, soprattutto sugli occhi, mi raccomando. Però è vero questo. Nel senso, un occhio lo avevamo... Scusate, prendo una matita più scura prima che Fede si lamenti. Un occhio l'abbiamo già detto... Federico, smettila questo cartello. Allora, Federico ci tiene a dirvi che dovete postare i vostri lavori nella diretta. E lo dovete fare adesso! Dopo, durante non si può. Durante non si può, e poi poverini, ancora non abbiamo fatto nulla. Allora, questo qua era l'occhio. Se vi ricordate di qualche diretta fa, ne abbiamo parlato dello sguardo. Abbiamo parlato degli occhi del mondo, ritrovate sempre tutti i nostri video sulla pagina. Poi ho visto Federico, adesso sono anche sul sito, vero? Sì. Esatto. Su YouTube qualcuno. Anche su YouTube, insomma, siamo praticamente dappertutto ormai. Quindi potete ritrovare tutti i video. Sul sito c'è il collegamento per Facebook. Non ho capito. Che sul sito vengono rimandati su Facebook. Ah, ok. Per arrivare di là, il link diretto, perfetto. Sì. Come vedete, io sto solo disegnando dei cerchi, no? Eppure con questi cerchi io posso andare a definire degli elementi importantissimi del volto umano, caratterizzanti. Un occhio, per esempio, è una sfera. Un naso, tre sfere. Una bocca, altre sfere. Sì, così sicuramente come partenza non è molto chiaro, però se io prendo una matita rossa e vi faccio notare come definirli, ecco che queste semplici sfere diventano parti del nostro viso. Qui avremo un naso con l'ombrina. Qui avremo una bocca e qui si capisce più chiaramente, però lo disegniamo, abbiamo un occhio. Ora, come vedete, alla base ci sono delle sfere, quindi quando noi pensiamo alle ombre su un volto dobbiamo ragionare. L'ombra deve essere prima nella nostra mente e poi sul nostro disegno. E per ragionare dobbiamo partire proprio dalla sfera. Quindi facciamolo. È un lavoro molto semplice, molto basilare questo, che però vi leva veramente da un sacco di rogne. Immaginiamo zona, questa freccia qui è il punto luce, è la fonte luminosa. Quindi tra qui e qui, quale sarà la zona più scura? Chiaramente questa, no? E fin qui, ok. A me piace andare avanti per strati, quindi ho dato il primo strato più scuro. Tra qui e qui suppongo che qua sarà ancora più scuro, ma qui un po' più scuro, cioè pian piano che ci si allontana dalla fonte di luce la zona sarà più buia. Quindi se io riparto dalla zona scura scura e faccio una passata come una velatura di grafite superiore,
Succede che sto già ottenendo una sfumatura. Posso continuare così ancora, sempre partendo da qua e andando a passare la grafite sulla zona chiara. Ovviamente con l'accortezza di seguire un poco il movimento circolare, cioè il movimento, la forma circolare della mia sfera. E ancora, adesso la completo, ora ve la avvicino così ve la faccio vedere meglio, eh. Prendo la mia gomma pane che, poverina, è diventata nera dopo tutte queste dirette. Sistemo un attimo il cerchio che avevo fatto iniziale. Ti saluta Maria. E Grazie Maria, ciao! Maria Giovanna dice che non si vede bene, però sembra andare A bene tratti? Ok, finora. può essere un momentaneo Sembra tutto magari. ok. Hai ancora un po' di spazio a sinistra, se vuoi andare a sinistra un po' di più. Sì, in realtà adesso lo alzo, così lo facciamo anche vedere un po' meglio a chi non lo vedeva bene. Con la gomma pane adesso alleggerisco la zona. La grafite, dalla zona da dove arriva la luce, ma non solo la grafite, anche il tratto della matita. E poi con una matita un po' più scura, la 4B, scurisco invece il tratto nella zona d'ombra. Perché vedete, le luci e le ombre le possiamo anche definire col tratto della matita, eh? Lì dove la matita è più scura sarà una zona segnata maggiormente dall'ombra, lì dove la matita sarà più leggera, più chiara, sarà chiaramente una zona più di luce. Scurisco un attimino il bordino, poi tiro via con un pochettino di gomma pane un bordino di luce riflessa. Ora lo avvicino, ecco qui la nostra sfera. Ovviamente questo discorso lo posso ampliare, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, in diversi modi. Noi abbiamo utilizzato sfumini, abbiamo utilizzato pennelli. Cioè in pratica è come se oggi stessimo facendo una summa di tutto quello che ci siamo detti e lo stessimo applicando in maniera un po' più completa, un po' più professionale a quello che sarà il nostro volto in ombra. Poi anche di tutto questo ne parleremo durante il corso, ovviamente, con chi ci sarà, non vi preoccupate, avremo modo di affrontare e approfondire tutto. Se nel frattempo avete domande, fatele, mi raccomando. Scusate che nel bello della diretta c'è che mi si è chiusa la C'è serranda. Maria Giovanna che dice che Sì? la destra è coperta, quella della bocca, ma io vedo tutto. Sì, ma tanto questo, ragazzi, ora ne parliamo. Per adesso mi interessa farvi vedere questa, la sfera, il discorso della luce. Poi ovviamente la sfera avrà anche una zona, perché io immagino che questa sfera non stia volando, no? Ma sia su un certo piano, un certo tavolo, chiaramente. Quindi, se la luce viene da qua, la sfera avrà anche un'ombra, che è detta ombra riportata, cioè viene riportata sul tavolo, sulla base d'appoggio. Come tutte le ombre, vi è mai capitato di camminare al buio, la sera, illuminati dai lampioni, e guardare la vostra ombra? Noterete che all'attaccatura dei piedi l'ombra è più scura ed è più netta, più definita, poi pian piano che si allunga nel cono d'ombra diventa più ovattata, più sfumata. Questo stesso principio ovviamente vale nel disegno. Ecco. Quando andiamo a fare le ombre, prendetevi del tempo. Io ammetto che sono la prima a non prendermi mai i miei tempi, perché faccio sempre mille cose contemporaneamente, mi distraggo, però in realtà voi che siete più bravi di me, dovete semplicemente darvi tempo. Perché le ombre sono belle quanto più sfumate, ovviamente. Si possono usare trucchetti come lo sfumino, il pennello, però vedete come avevo fatto prima io su questa sfera. Tra l'altro è difficile dire sfera, sfumino, cioè sono due parole difficilissime da dire vicina. Quindi
Comunque, lo spumino o il pennello lo potete usare come base, ma io sopra poi ci torno con la grafite perché preferisco, mi piace molto di più che si noti la granulosità proprio della matita. Io adoro la matita, quindi ecco, il mio mondo dovrebbe essere sempre tutto a matita. Ok, ciò detto, proviamo a capire che succede su un volto. Quindi questa è la linea base, la regola base. Voi avete toccato il vostro volto, quindi sappiamo che abbiamo una serie di di curve, di forme, di sporgenze. Allora vi faccio due volti. Ciao Ti saluta Sandra. Ricordiamo Sandra. che si possono sempre rivedere tutte le dirette, Ma quindi sì. non è importante vederle in diretta. Cioè, Beh, come non è importante. se vogliamo vedere proprio tutta la diretta, sì, Allora, ma diciamo, vediamo. esatto, diciamo che chi vede le nostre dirette, e con nostre intendo proprio le mie e le tue, sicuramente ha più modo di vedere dietro le quinte e video che poi improvvisamente spariscono dalla pagina, ma se li può godere solo chi c'è sul momento. Però in realtà, sì, questa qua è stata la nostra filosofia di quest'anno come scuola, quando ci siamo proprio reinventati online. È molto bello che i video siano sempre a disposizione di tutti e che quindi si possano vedere e rivedere sia super, cioè atelier per adulti, sia quelli per ragazzi, diciamolo. Allora, come vedete, sto creando due volti standard, molto semplici, molto banali anche, perché voglio che ragioniamo insieme sulle ombre. Perché dovete sapere che le ombre, oltre a definire veramente la profondità, la morbidezza anche delle cose, uno spigolo piuttosto che qualcosa dove l'ombra si attenua, quindi mi suggerisce che la superficie è più morbida, in realtà la cosa bella delle ombre è che raccontano molto della situazione. Anche di questo ricordo che ne avevamo parlato veramente una prima diretta, all'inizio, forse addirittura per bambini avevamo fatto un accenno a questa cosa. Quindi ok, come vedete sto creando dei volti veramente basilari, ormai queste cose le sapete a memoria, ma quello che mi sta a cuore è immaginare due tipologie di luce adesso, di fonti di luce. Una la immaginiamo dal basso, e una fonte di luce la immaginiamo dall'alto. E qui parte uno dei nostri quizzoni da diretta. Provate a immaginare voi, a pensare a quali sono delle tipiche immagini illuminate dal basso e dall'alto. Provate a dirmi voi chi. Di solito, quale figura, quale personaggio, quale ruolo è illuminato dal basso e chi dall'alto? E che effetto fa? Vediamo un poco se. C'è una richiesta. C'è Vai. il figlio di Angela che ti ha visto disegnare quel famoso drago che hai fatto un mese fa. Ti Il figlio di Angela chi? ha visto disegnare quel famoso drago che hai fatto un mese fa. Sì. E vorrebbe che le facessi Goku. Adesso non puoi, però, vabbè, quando. Forse ho capito qual è. Ora lo cerco e mi avete fatto venire il dubbio, se lo trovo Poi al volo. c'è Manuela che dice i diavoli dal basso. Esatto, questa cosa è affascinante. Emanuela, visto che sei stata così in gamba da avere questa intuizione, sai anche dire perché? Dracula, dice Eleonora. Esatto, esattamente. Allora, il figlio di Angela che mi ha chiesto
Goku io non lo trovo, però ti assicuro che te lo faccio e te lo metto sulla mia pagina, ok? Oppure te lo metto qua tra i commenti, anzi te lo metto in tutte e due. Non adesso, però guarda, me lo segno, Goku, bravo. Ah, mi volete fare del male con tutti questi draghi, eh? Ok. Invece, chi è che diceva i personaggi? La luce dal basso, chi è che ricorda? Lo dicevano Manuela, diceva i diavoli o il fuoco dal basso e Eleonora diceva Dracula. Esattamente, tant'è, miei cari. Stavo per dire tant'è bambini, abituata con le dirette kids. Tant'è che avete presente quell'immagine che vediamo nei film, ma magari qualcuno di voi l'ha fatto? Mettere un lenzuolo in testa e poi la lampada, la torcia sotto il viso che illumina, no? Perché se io metto qui una torcia che mi tengo con le mani, la luce farà questo movimento qui, è giusto? Ecco, adesso è intuitivo, è veramente intuitivo, nel senso. Mento, il mento è una sfera, possiamo dire, sì? Perfetto, è una pallina, no? Se voi vi toccate il mento in questo momento noterete una sporgenza. Se la luce viene da sotto, vuol dire che l'ombra sarà qua. Adesso ve la faccio bella scura, netta, senza sfumatura, perché ci tengo a darvi quelle zone di ombra per farvi capire subito quali sono le zone di maggiore ombra. Quindi abbiamo quest'ombra qui. In pratica ci stiamo comportando come la nostra sfera. Qua veniva la luce, in questo caso viene dal basso, è identico, ok? Poi continuiamo a toccarci il volto. Saliamo su verso gli zigomi. Federico, ti stai toccando il volto, vero? Saliamo su verso gli zigomi, che sono altre due, diciamo, sfere, le guance, gli zigomi. Perciò, se la luce viene proiettata dal basso e questa è una sfera, sarà qui la zona di maggiore ombra, vero? Perché questa parte in giù è illuminata. Qui zona di maggiore ombra, perché questa parte in giù appunto è illuminata. E continuiamo a salire. Il naso, oh, il naso. Facciamo qua un ripassino del naso. Se questo è un naso, giusto? E la luce viene da qua, quindi ombra delle orbite, arcata sopraccigliare. Se vi toccate anche qui, avrete chi più chi meno delle sporgenze. È un po' come avete presente i pagliacci? Il tipico trucco da pagliaccio? Non è casuale, eh? È come la maschera di Iron Man, io lo dico sempre, non è casuale. Sono tutte studiate sulla fisionomia di un volto. Se qui quindi abbiamo altre due piccole sfere, che succede? Che la zona in ombra sarà lassù. Vi ho fatto questi capelli così ampi perché vale la stessa regola. Se qua arriva la luce, la zona di ombra sarà qua sopra. Ovviamente poi ci sono una serie di sfumature, di piccole accortezze da tenere, ma questa è la regola base. Perché pian piano che ci si allontana dalla zona di luce, l'ombra sarà più scura. Quindi io in realtà ho un trucchetto, ve lo dico. A un certo punto, quando ho definito le mie zone d'ombra, do una bella passata. C'è chi in questo momento rabbrividirebbe. E poi con la gomma pane, pian pianino alleggerisco, ok? E alleggerisco ancora di più dove? Nelle zone che sicuramente saranno in superluce. Qui sotto del naso, questa parte degli occhi, fronte qua, capelli qui. Adesso ve lo vado un attimo a definire. E stavolta vi lascio un esercizio. Ebbene sì, non so se la direzione è d'accordo, non so se la nostra scuola
Lascia degli esercizi, ma io vi voglio lasciare un esercizio, così voi lo condividete qui. Federico sarà molto felice, perché insomma non dovete farlo soffrire, Federico, eh? Continua a fare delle facce che non ve le dico. Allora, il gioco. Di Santa Marco. Ciao Marco! Il gioco che vorrei suggerirvi, l'esperimento è questo. Io vi ho mostrato un'illuminazione dal basso, però non vi ho solo mostrato questo, vi ho spiegato come capire l'illuminazione. Abbiamo parlato della sfera e delle forme del volto per capire i dettagli. Quindi il gioco è questo. Questo lo fate voi da soli e poi ce lo postate. Cioè, immaginiamo qui una torcia, un cono di luce. E dall'alto verso il basso provate a dirmi voi, a farmi vedere cosa succede, ragionando in pratica in maniera speculare, contraria a quello che abbiamo fatto qui. Perché se il mento è una pallina, dal basso viene illuminata questa zona, qui posso immaginare che la luce dall'alto fa sì che sia questa zona bassa ad avere ombra maggiore. È un esercizio interessante, non vi preoccupate, perdona. Di sbagliare, perché sbagliare è bellissimo. Fate liberamente, poi mandateci i vostri lavori, fateceli vedere. Ecco, io dettaglio un attimino questo. Ed ecco, creato in pochissimo tempo il nostro effetto d'ombra un po' inquietante, un personaggio sinistro, un personaggio anche un po' al quale non dare troppa fiducia, diciamo. Federico, dobbiamo ricordare qualche altra cosa, gli appuntamenti di domani. Ma io non li so, quindi è inutile che mi mostri il cartello appuntamenti di domani perché li devi dire tu. Va bene. Dai. Allora, domani per l'Apis Kids avremo Francesca Dainotto con il suo libretto pop-up. Bello, Senti. bello, guardatevelo perché è molto bello. Poi? E poi per l'Apis Atelier invece avremo il suono delle stelle, Attenzione. la pulsar delle vele con Virginia Sutera. Che è il nostro appuntamento special, questo, un po' particolare. Non si tratta della solita lezione di Esatto, è l'Apis disegno. Special, giusto, sì, è All'Apis. corretto. Ah, meno male che ci sono io, Federico, per te, meno male. Meno male, meno male, meno male. Ecco. Sì, Federico, lo so, ora ricorderò il mio corso, tranquillo. Questa illuminazione dal basso, volevo solo mostrarvi, qua è fatta molto velocemente, ok? Però il risultato potrebbe essere benissimo questo, lo vedete? Qui ho immaginato un elfo, tanto per cambiare, una fatina. Con l'illuminazione dal basso cosa si ottiene? Si ottiene anche una, in base al soggetto, un contesto, una situazione anche un po' magica, un po' fatata. Ha sempre dell'inquietante l'illuminazione dal basso. Ma se io avessi fatto per esempio degli occhi sottili, stretti, allungati, un volto più spigoloso sarebbe stato più inquietante. Così un po' quelle immagini, non so se avete presente. Come si chiamava a mille ce n'è? Francesca lo saprebbe. Le fiabe di una volta, quelle che uscivano col disco, avevano sempre questi disegni che non si capiva mai se i personaggi erano buoni o cattivi. Ecco, un'illuminazione dal basso è sicuramente un po' ambigua, dipende poi come viene usata. Allora, io vi aspetto quindi domani, anzi, vi saluto perché penso che c'è qualcuno che ci sta seguendo. Saluto già i miei futuri studenti con i quali iniziamo domani il corso di ritratto base alle 18:30 in diretta. Se Le fiabe sonore, dice le Marco. fiabe sonore, ecco, caspita, non mi veniva. C'erano dei personaggi pazzeschi lì, bellissimi ma molto molto inquietanti. In particolar modo l'albo di Peter Pan. Se qualcuno ce l'ha, vi consiglio di andarvelo a vedere. Magari poi io ce l'ho e ve lo metto tra i commenti. E quindi domani iniziamo, un saluto speciale.
agli studenti che arriveranno, con i quali iniziamo domani, in diretta e in differita, se qualcuno non riuscisse. Avete ancora un po' di tempo per iscrivervi, Federico è lì che vi aspetta. E questa quindi è una cosa che vi devo dire. L'altra cosa che vi ricordo è postate i vostri disegni, così Federico è contento. E soprattutto fate questo esercizio. Oggi vi lascio un esercizietto. Quindi luce non dal basso ma dall'alto. Altro Fede? Niente, vi mandiamo dei baci. Ciao, 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 ciao.